Benvenuti a questa nuova puntata di Bazar. Siamo a Torino, esattamente al mercato di Porta Palazzo, un mercato famoso, grande, ma soprattutto molto conosciuto, non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. È veramente un mercato speciale dove si trova di tutto. Praticamente, se cercate un ingrediente, un frutto che arriva da qualsiasi parte del mondo, qui c'è. E allora noi oggi insieme faremo la spesa intervistando anche le persone che sono qua per comprare. Ad esempio, prima questo signore mi ha detto: vorrei parlare alle telecamere, ma adesso vedo che è impegnato al telefono. Come ti chiami? Io mi chiamo Rosario. Rosario, senti, con chi parlavi? Parlavo con mia moglie. La solita storia, telefoni alla moglie per chiedere che cosa comprare. Che esatto, cosa comprare, se devo prendere il pane, se devo prendere la frutta, se devo prendere sta roba qui, allora vediamo un po', così almeno ci vediamo un po' i compiti. Spesso voi uomini siete un po' telecomandati, tra virgolette, no? Nel senso che da casa compra questo, compra questo. Perché magari non vorrei comprare della roba in più, perché altrimenti con i costi che c'è... Ti sgrida. No, ma... Non è che mi scrida, però la roba poi va male e avere giusto l'occorrente. Allora, che cosa ti ha detto tua moglie? Cosa devi comprare esattamente? Beh, metti di comprare il pane, di comprare un po' di frutta e boom, è tutto lì. Ma quanto costa il pane al chilo? Ma dipende, qui quello paga 2 euro e qualche cosa, 2 euro e 20, invece in altri posti costa anche di più, andando giù verso i negozi così. E... Ma tu ti ricordi tanti anni fa magari in lire quanto costava il pane? E lire una volta costava molto meno, E solo che c'è stato un cambiamento da quando è venuto l'euro, che la roba che costava magari 1000 lire o 500 adesso costa 1 euro e costa il doppio. Però ti vedo sereno comunque. Ma sì, comunque cerchiamo di mandarla avanti alla meglio che si può. Buona giornata, salutaci la tua consorte. You will always be my wife. Che dice, non voglio essere intervistato, perché qual è la tua remora, la tua paura, Peppino? Ancora mi metto su Facebook, WhatsApp, vai là. E poi dici ti arriva Equitalia. Ma va là, dai, per 5 borse della spesa. No, perché poi Equitalia dici che io spendo molto, vuol dire che sto bene, capito? Ecco. Invece... Senti, ma sento un accento, non riesco a capire. Valdostano. Dai, no, di dove sei? Ah, pugliese, giusto. Ma di che paese esattamente? Andrea. Senti, lì cosa c'è di buono da mangiare? Cosa? Di tutto. Ma dimmi una ricetta buona. Non so, orecchiette, coccini di rape, ci sono tante cose da mangiare. Ma cucini tu o tua moglie? No, mia moglie. Ma tu dici basta avere i soldi? Basta avere i soldi, mangi tutto, anche qua a Torino. Però guarda, su questo non sono d'accordo, perché invece secondo me è esattamente l'opposto. Per mangiare bene non bisogna avere i soldi, bisogna avere la voglia di comprare, pulire la verdura, cucinarla. Una donna che ha tempo risparmia tantissimo sulla spesa. Sì, però non puoi mangiare solo verdure, ci vuole anche un po' di carne, un po' di pesce. Sì, sì. Però appunto se hai tempo risparmi, soprattutto al mercato. Ma cosa piglia al mercato? Lo so che si piglia al mercato, però... Come spendi così mangi. Giusto. Ma anche al mercato c'è tanta scelta, se no non si spiega perché un frutto può costare anche un euro in più di differenza. Se c'è la differenza vuol dire che c'è anche la qualità. Tu sei per la qualità. Ma io a posto di mangiare un chilo ne mangio mezzo chilo, però mangio quelle buone. Bravo. Senti, mi dici cosa hai comprato più o meno? Vedo che hai già finito quasi. Sì, pomodori, un po' di insalate, 2 cetrioli. Quelle mi devo mangiare oggi. Perché bisogna mangiare anche un po'. Oggi niente. L'avete in televisione. Ma dai, su, non dire così. Guarda che bisogna mangiare verdura, non carne, tutti i giorni fa male. Lo so che fa male. Fa male anche al portafoglio. Saluti a casa. Viva tutte le donne che ci sono al mercato di Porta Palazzo, un lavoro particolare, vero Enza? D'inverno fa un po' freddo, d'estate fa un po' caldo, però c'è qualcosa di bello nel vostro lavoro, no? La fatica, sì, la fatica. Sì, che bene o male lavoriamo. Sì. Oggi siete tutti, come dire, non contenti come una volta. No, perché c'è calato il lavoro di tanto, ci accontentiamo. Ecco.
brava. Però parliamo di prezzi, perché da voi sono veramente buoni. Allora, qua leggo dolcissime, 1 euro al chilo, arrivano dalla Puglia, le susine. Guarda che bel colore che hanno, non sono scure, è proprio la qualità. La qualità delle susine, sì, è dolcissima. Costano pochissimo. Costano poco, vero? 1 euro al chilo. Allora, le pesche arrivano sempre dalla Puglia, esattamente da Brindisi. Pesche dolcissime, 1 euro al chilo. Sai cosa hanno di bello, secondo me? Che sono dure, non sono molli. E poi cosa dici? Sono retinate? Cosa vuol dire? È una qualità di pesca molto dolce, che la puoi mangiare anche e la tieni un po'. Cioè, non è proprio una pesca noce questa? Una pesca noce. Però forse un po' più gustosa. È più gustosa, è più dolce, sì. Andiamo anche sui pomodori. Lasciali i pomodori. Perché? Invece sono così belli. No, fammi vedere anche i prezzi buoni. Pomodoro sano, asciutto, 2 kg 1 euro. Me ne prendi 2 o 3? Perché con questi ci faccio il sugo, giusto? Conserva. Ma guarda che lunghi che sono, Questi sono uno dei gioielli della nostra Italia, San Marzano, I migliori per il sugo. Mentre quelli sono... I datterini, quelli? Sì, mi fai vedere anche quelli là? Così vediamo questi. Al chilo sono dolcissimi. Per fare il sugo, favolosi. E poi concludiamo con quel basilico. Che meraviglia! Sì, perché secondo me col pomodoro fresco lo spaghetto è il migliore. Antonia, che meraviglia, tu vendi le angurie già tagliate. Quanto costa? 50 centesimi al chilo. Ma sicuro così poco? Ti sei sbagliata, Antonia? No, è là il prezzo. È il prezzo di agosto. Allora, la pesiamo? Io non riesco mica a leggerle queste bilance, ma come fate così veloce a fare tutto? Bisogna avere l'occhio. Allora, vedi, questo signore furbo, con 2 euro si porta a casa l'anguria già tagliata, buonissima. La migliore del mercato. La migliore del mercato, dice Antonia. Da dove arrivano queste angurie? Brindisi. Da Brindisi. E poi ci sono... questi qua, aspettiamo che lei finisce di dare il resto. Guardate che meraviglia queste cassette. Ma quanti anni hanno queste cassette? Della buon'anima di mio padre, ha più di 30 anni. Perché voi spesso fate questo lavoro da più generazioni. Antonia, tieni tu questo che lo facciamo vedere in TV. Allora, meloni dolcissimi, offerta. Per 1 euro. Perciò vuol dire che un melone costa 50 centesimi, neanche a produrlo. Ma davvero 2 per 1 euro? 2 per 1 euro. Li compri anche questi 2? Dai, diamogliene 2, dai. Poi compra il prosciutto crudo, che adesso dobbiamo trovare a un buon prezzo. Però non guardiamo solo i prezzi, guardiamo anche la qualità, vero? La qualità, infatti. Prezzo e qualità c'è qua. Buon appetito! Continuiamo a parlare di frutta, è un nome un po' particolare. Sì. Senti, volevo far vedere alle mie amiche a casa intanto i cetrioli, che sono un prezzo record, solitamente sono a 1 euro al chilo. Più o meno 1 euro al chilo, però come qua non c'è proprio nessuno, noi dobbiamo abbassare per forza i prezzi, se no qua non compra nessuno, ormai sono abituati ai prezzi proprio bassi. Ecco, stai dicendo una cosa importante, cioè a Porta Palazzo si viene per il prezzo. Se non trovano il prezzo non viene nessuno. Ma voi a volte rischiate di guadagnare veramente poco. Abbiamo rischiato, non è la prima volta, da tanti anni che noi rischiamo queste cose qua, però non c'è qualche soluzione, cosa devo fare? Se io faccio 1 euro, per esempio per il cetriolo non le vendo, faccio 2 kg, 1,50 euro, le vendo qualcosina. Sono abituate così, perché loro che decidono i prezzi, i clienti che decidono i prezzi, se no non li trovi nessuno qua. Ma tu da quanti anni fai questo lavoro in Italia? Io qua sono dell'89, sono quasi 25 anni. Sai, io conduco questo programma da più di 6 anni e l'altro giorno, guardando delle vecchie puntate, mi sono resa conto che 6 anni fa i prezzi erano addirittura più cari. Noi diciamo che aumenta tutto, ma non è proprio così. Ad esempio la frutta e la verdura nei mercati è calata di prezzo. Sì, quello è vero. Io sto parlando più di 6 anni fa, i prezzi sono più o meno giusti a Porta Palazzo, magari gli altri mercati li trovi un po' cari, un po' di meno qua a Porta Palazzo. Invece adesso proprio Porta Palazzo è diventata una cosa più bassa di tutte.
E la spesa rimane sempre, anzi aumentano anche le spese, qua siamo proprio a una barca, se va giù ci andiamo tutti, si salva qualcuno e basta. Senti, allora ne approfitto, faccio la spesa anch'io, continuiamo con le proposte record, melanzane 89 al chilo. Tra l'altro belle, da dove arrivano queste? Dalla Sicilia, proprio dalla Sicilia. Un consiglio, la melanzana è meglio, più piccola o più grossa? Questa è meglio più piccola, dicono. Invece loro le mischiano alla cassa, noi prendiamo la cassa, certo. Non è che prendiamo la scelta. Certo. E per forza nella cassa trovi quelle piccole e quelle grandi. E devo vendere quelle piccole e anche quelle grandi. Ma secondo me sono buone anche queste. Molto buone. Ecco, poi abbiamo detto pomodori 2 kg, 1,50 euro. Quando si trova in negozi grandi, tipo di Auchan, perché io vado sempre, costano 1,99 al chilo. Guarda, la stessa qualità, la stessa marca, diciamo. Qua 2,50 kg nel mercato grande, 1,99. Poi se riusciamo con la nostra telecamera ci spostiamo, andiamo da quella parte, dopo i cetrioli, dopo le carote, troviamo questi peperoni che a me piacciono da morire, imbottiti con la carne. Sì, infatti, sono molto buoni. Come si chiamano esattamente? Cornetti. I cornetti, peperoni. 99 al chilo, anche qua un ottimo prezzo. Arrivano da? Dalla Sicilia. Mentre questi limoni piccoli, ma immagino sempre gustosi. Questi qua sono stranieri, come, però gusti sono buoni. Però vedo che tu hai tante cose italiane, vero? Sul sì, banco. Sì, io baso abbastanza roba italiana, però anche più cara però. Invece la roba straniera costa un po' di meno. Però noi dobbiamo comprare le nostre cose italiane, dai. Sono carissime comunque, li vendono cari, qua non vanno. La verità. Cioè in Italia costano meno la roba italiana, che siamo in Italia, costa più cara. Ma davvero? Giuro. Costa cara la roba italiana. La roba che costa di meno arriva dal Marocco e dalla Spagna. Con te vogliamo parlare ad esempio di susine, si chiamano così queste piccoline che sono anche le più gustose, vero? Sì, hanno più buonissime che sì, c'è. Da dove arrivano queste? Queste qua da zona di Saluzzo, quella parte lì di Cuneo. Sì, conosciamo, abbiamo tante persone che ci seguono da Saluzzo, Bagnolo, Barge, vedi, conosci i paesi del Piemonte più di me. Senti, parliamo un po' anche dei tuoi prezzi, allora belle queste ciliegie, questo è il momento, no? È proprio la stagione giusta dove sono grosse ma non hanno ancora il verme. È il durone. È il durone questo. Costano al chilo? 2,50. Queste sono tra le più costose perché sono anche le più belle, no? E anzi italiane. E puoi mettere anche, diciamo, sotto liquore queste, no? Sì, sì, hanno dolcissime che c'è. Tutte quelle assaggiano e comprano. Presento Ada, che ha un banco tutto suo, vende tante cose, mi piace il tuo modo di gestire il banco, tra l'altro molti prodotti tipicamente piemontesi, e che piacciono i piemontesi, vero Ada? Sì, vero, vabbè, cerchiamo di portare un po' di tutto, insomma. Senti, che cosa potrei fare, ad esempio, con queste che sono rape? Rape, delle rape con la salsiccia, poi se vogliamo andare in qualche paese un po' più esotico possiamo fare il couscous. Infatti io pensavo proprio a quello, secondo me nel tuo banco ci sono gli ingredienti per fare un vero couscous. Sì, è vero. Allora Ada, tu sei italiana, però il couscous lo sai fare. Sì, sì, ho imparato. Allora adesso guardi bene in telecamera e ci insegni anche a noi italiane a fare un buon couscous. E secondo me noi dovremmo prendere questa abitudine perché è un piatto sano e secondo me anche una valida alternativa. Sì, sì, ma molti italiani già lo preparano perché in Sicilia, per esempio, insomma, da vecchi tempi che arrivarono gli arabi, diciamo che è rimasta questa cultura del couscous, che sai che noi italiani li prendiamo da un po' dappertutto, no? Però ti chiedo, posso usare anche quello confezionato o c'è la differenza? Uso quello, sì, comunque insomma è quasi uguale, diciamo che quello come si dice, che si lavora
è un po' più buono, insomma, quando lo prepari, però insomma anche quello confezionato ha il suo gusto. Confezionato cosa vuol dire? Già c'è pronto. Quello già pronto che in pochi minuti si fa. Vabbè, precotto. Vabbè, però lì la cosa importante sono gli ingredienti che poi uno quali ci quali sono gli ingredienti? Ma dipende, perché ci sono vari tipi di couscous. C'è quello, io per esempio preparo sempre quello con le verdure. Devono essere, diciamo che lo preparano più che altro Fes, Casablanca, insomma. Ci deve essere per forza, diciamo, la rapa, che dà un buon gusto anche al, come si chiama, alla carne quando cucina. E io direi la rapa, poi ci vuole la zucca, la verza, zucchini, pomodori, poi ci mettono come verdura le carote, credo che le verdure bastino, poi ci sono le spezie che usano in Marocco, diciamo lo zenzero e un po' di pepe, un pepe nero. Aspetta che mi ricordo. E la carne invece deve essere di agnello? Ma io lo preferisco con la carne d'agnello, però anche col vitello viene molto buono. Qualcuno lo prepara col pollo, lì va a gusti, però l'agnello dà un buon gusto alla carne. Sempre dal mercato di Porta Palazzo, questa volta dietro un banco che vende soprattutto olive, che buone, a me piacciono da morire, devo dire che qua ci sono davvero tantissime qualità. Come ti chiami? Massimiliano. Allora Massimiliano, io aspetto che tu termini questa vendita, tra l'altro vedo una giovane coppia appassionata di olive, un po' come me. Perché insomma sono buone sempre, dovrebbero sempre stare su una tavola. Anzi, sai cosa faccio? Vengo da te. Carlo, che cosa fai nella vita? Lavoro in un'impresa di costruzioni. Ecco, perché solitamente al mercato a quest'ora si incontrano casalinghe e pensionati, ma poi c'è anche qualche libero professionista che si ricava qualche minuto. Siamo in ferie e ne abbiamo approfittato per fare un po' di commissioni e un po' di spese. Allora, vedo che hai assaggiato prima e comprato dopo un po' di olive, qual è la tua preferita? Quelle un po' piccanti. E magari schiacciata. E magari schiacciate. Perfetto. E le mangi come? Con il pane? Le mangio come aperitivo con il pane. Cosa comprerai ancora qui a Porta Palazzo? Abbiamo finito, adesso torniamo a casa. E cosa hai comprato allora? Frutta e un po' di verdura. Qual è la tua verdura preferita? Pomodori, oggi abbiamo comprato solo pomodori. Tu dici abbiamo, ma sei in compagnia di? Della mia compagna. Che però non ama le telecamere. È in disparte. Bene, allora vi lascio, buona passeggiata. Ritorniamo da Massimiliano. Guarda, io questi me li prendo, perché sono veramente squisiti. I taralli che devono essere sempre pugliesi o non solo? Sì, anche in Calabria ci sono i taralli. Certo. Questi esempio sono il finocchio. Sì, c'è il finocchio, la cipolla e tradizionali. Quanto costano il pacco? 2,50 il pacco. Questi sai che se li mangi con la mortadella sono una buona. Buonissimo. Io ricordo sempre una puntata, un tuo collega ambulante mi ha offerto una fetta di mortadella su uno di questi, guarda, strepitosi. Lo so. Allora, torniamo alle tue olive, vuoi? Adesso vediamo se sei preparato, ti faccio una interrogazione. Mi dici ognuna di loro come si chiama, le presentiamo. Quelli sono le cerignola nere, poi ci sono le liguri, le schiacciate piccanti, le bari. Questo qui è un misto che faccio io, che metto tutte le qualità. Ecco, magari piace, vero le signore? No, peccato, lo faccio perché magari sono più care, queste qui le metto tutte in mezzo, così c'è la possibilità di prenderle a 4 euro ugualmente. Poi quelle verdi, tipiche da aperitivo? Quelle sono le Napoli. Ah sì? Sì, quelle sono le greche piccanti, poi ci sono le schiacciate grosse e dolci, le schiacciate piccanti, schiacciate naturali, le snocciolate verdi, poi ci sono i capperi, i lupini. Nere snocciolate. Ecco, ma queste, soffermiamoci un po' su queste così grosse, da dove arrivano? Tutte da Cerignola, tutte dalla Puglia arrivano. Ma dai, ma sai che io così grosse non le ho mai viste, ma soprattutto le ho sempre solo viste verdi, così mai. Queste arrivano a Cerignola? E queste invece? Queste qui pure.
Però queste non le usano per fare l'olio, vero? No, per l'olio sono quelle piccoline lì. Quelle tipo lì. Quelle di Gaeta. Sì, quelle di Gaeta, quelle liguri. Poi ci sono... queste? Queste qua sono sempre Napoli, alla calce. Ma Napoli cosa vuol dire? Sono della zona... Sì, Napoli. Ah sì? Ah. Queste qua invece sono al forno, che la maggior parte arrivano anche dal Marocco, queste qua. Le coltivano anche però lì. Diciamo che in Italia le olive non mancano. No. E invece i lupini sono sempre italiani? Sì, i lupini sì. In quale regione vengono coltivati? Non glielo so dire. Però sono buoni, ma soprattutto d'estate. Magari va bene anche in inverno. Senti, non abbiamo parlato del prezzo, quanto le vendi al chilo? Allora, ci sono di qualità da 4 euro al chilo, da 7 euro, da 6 euro, da 5 euro. Un ottimo prezzo, 4 euro al chilo. Quelle snocciolate sarebbero un po' le più care perché c'è più lavoro per... Bene, buona giornata. Grazie. Che meraviglia, vieni al mercato con la bici, Perché ieri ho fatto gli esami, purtroppo, il mio colesterolo è alto. Quanto? E purtroppo 2,25, una cosa del genere. Io non lo faccio perché ho il terrore. Allora, il dottore mi ha detto bisogna mangiare frutta e verdura a volontà. E allora mi sono caricata, a me piace andare in bicicletta qui, è comodissimo venire al mercato, questo mercato è stupendo. Porta Palazzo i prezzi migliori. Ce lo vantano in tutta Italia, non so. È vero, è veramente eccezionale, io trovo. Io da una vita che vengo qua, quindi mi trovo benissimo. Puoi incontrare. Sì, non hai comprato l'ananas? L'ananas e le albicocche buonissime della signora, poi tanta frutta, poi pomodori, melanzane. Però sai io che sono io. Una brava cuoca, per fortuna. Io dicevo ogni tanto, se mangio sempre solo frutta e verdura, mi manca qualcosa. Ad esempio, mi manca il formaggio. Beh, il formaggio fa malissimo. Per il colesterolo, io che ce l'ho alto. Un po' di parmigiano ogni tanto va bene. Allora, sei una buona cuoca, dacci una ricetta. Beh, ho fatto ieri il pesto favoloso che metto le piantine nel mio giardino per fortuna, quindi prendete il pesto, parmigiano, o metti poi o noci o pinoli. E l'olio buona volontà, a chi piace l'aglio anche, un goccino d'aglio ci sta bene. L'olio buonissimo e allora frulli tutto ed viene una cosa stupenda. Tra l'altro alle nostre spalle ci sono delle mandorle bellissime. Cosa potrei fare con le mandorle? Pesto con le mandorle, sono buonissime. Un arrosto lo faresti? Arrosto, il pollo con le mandorle, come no? E dimmela bene questa ricetta. Sì, usano tantissimo il pollo con le mandorle. Come lo faccio il pollo con le mandorle? Lo fai rosolare un po' con aglio, olio, rosmarino. E poi metti queste mani un po' tritate, non tante, e poi un po' di panna, è favoloso. Purtroppo, sì, l'olio buonissimo, quindi è una ricetta splendida, buonissima, quindi veramente eccezionale, infatti. Bene, ti lascio, grazie per tutti questi suggerimenti. Complimenti anche a te, buona spesa. Concludiamo questa puntata molto particolare con la signora Mina, che tra l'altro arriva da Dogliani, dunque in provincia di Cuneo. Una volta al mese vieni qua a fare la spesa? Sì, una volta al mese. Perché a Dogliani c'è il vino buono, ma queste cose qua non le trovi. Logico. Cosa hai comprato? Un po' di tutto, la verdura, la carne, ce n'è anche là, però... Meglio venire qua, una passeggiata. Ecco. E basta. Senti, però aspettavi tuo fratello che appunto adesso ti aiuterà a caricare tutte le borse in macchina. Certo. È arrivato, tuo fratello. Allora presentiamo anche lui. Vedete, perché c'è tutta una organizzazione, una squadra per fare la spesa. Gino. Allora, soddisfatto Gino, hai comprato tutto quello che cercavi? Devo ancora comprare la frutta, per adesso è verdura e... Invece la carne cosa hai comprato? Dentro, prendo la carne a pezzi. Ah sì? Sì. E poi fai spezzatino, bollino. E poi faccio un po' di tutto. Bene, allora buon rientro a Dogliani, presto verremo anche da voi, ma soprattutto a voi grazie per l'attenzione, continuate a seguire le nuove puntate di Bazar.